palazzo principesco è frutto di differenti modifiche e accorpamenti avvenuti tra il XV e il XX secolo. La maggior parte dei lavori furono realizzati nella seconda metà del Seicento, grazie al volere della famiglia Gallone, quando Tricase diviene capoluogo di un vasto principato esteso nel Salento meridionale. Tra i tricasini la struttura è conosciuta anche come castello, in quanto per più di 300 anni ha offerto protezione e sicurezza agli abitanti del borgo. Nel corso dei secoli il palazzo ha conservato questa sua duplice funzione, quella difensiva, riscontrabile nella sua austerità e nella sua compostezza militaresca, e quella rappresentativa del potere feudale, caratteristica insita nella sua maestosità e nella magnificenza degli spazi interni. La sala del trono è la testimonianza diretta dell'opulenza e delle ricchezze della famiglia dei principi Gallone di Tricase. Al centro del pavimento a mosaico fa sfoggio lo stemma della nobile famiglia. In questa sala i principi Gallone ricevevano gli agenti di commercio, amministravano i loro vasti patrimoni ed esercitavano i loro diritti feudali. I Gallone, probabilmente di origine greca, appartenevano alla nuova aristocrazia salentina del secolo XVII, legata al contesto finanziario della produzione ed esportazione dell'olio e dei cereali. Alla struttura del palazzo è annessa l'antica Turris Magna, di epoca orsiniana, risalente al 1400. Le mura sono spesse e poderose, infatti rispecchiano lo stile delle tradizionali architetture difensive medievali di Terra d'Otranto. Nelle segrete della torre si conservano centinaia di graffiti incisi nel corso dei secoli dai prigionieri. Al 500 devono risalire le incisioni eseguite da alcuni detenuti turchi ottomani. Tra queste spicca il volto del giannizzero. Dal 1954 il palazzo è proprietà comunale ed è il contenitore culturale più importante del paese.